hanno scioperato, hanno manifestato, hanno marciato per strada, poi sono andati sotto il comune per sensibilizzare il sindaco e scioperano ad oltranza per un'ora al giorno e fanno di tutto per far sentire il loro grido di dolore, ma anche di speranza. I lavoratori dell'Azimu Benetti non accettano di dover essere ceduti a un'azienda terzista che già lavora per conto dell'azienda stessa. Sono decisi ed agguerriti, come lo sono i sindacati che li assistono in questa battaglia, anche oggi, dalle prime ore della mattina, davanti alla sede, bandiera in mano e megafono, in attesa di un incontro, previsto per le ore 12, con i responsabili dell'azienda per comunicazioni della dirigenza, in vista del tavolo di trattative aperto col Ministero, previsto a Roma per il 27 di luglio. Diciamo che l'appuntamento al Ministero, credo che, insomma, in questi tempi così celeri, credo che ci abbia dato una bella mano. E dall'altra parte comunque l'incontro di oggi, visto che ci hanno già anticipato che ci saranno delle risposte, bene, intanto sarebbe qualcosa. Al Ministero naturalmente è un tavolo di trattativa nel quale, in base a quello che ci diranno sul futuro, quindi le prospettive di questo cantiere su Fano, e noi staremo lì a trattare. Certo è che il tavolo lo vogliamo aperto, comunque speriamo fosse vero che il 27 riusciamo a chiudere il tavolo delle trattative con il rientro quindi del lavoro su Fano e il mantenimento dei posti di lavoro. Diversamente il tavolo delle trattative è aperto per trovare soluzione. Oggi l'azienda ci ha dato questo appuntamento rinviando anche una precedente data, dicendo che le decisioni non erano ancora state prese o determinate nella loro particolarità. A questo punto oggi pretendiamo che queste risposte vengano date. Valuteremo insieme ai lavoratori il comportamento dell'azienda. Sappiamo che se c'è bisogno dovremo attivarci anche per altre iniziative di lotta. Sappiamo che c'è un passaggio importante la prossima settimana al Ministero dello Sviluppo Economico. Finché non arriveremo a risposte soddisfacenti continueremo questo stato d'agitazione.